ci permette di poter far crescere il livello di gioco in maniera davvero importante. Non è una novità, non è un segreto, però è importante però per noi coordinare bene questo aspetto e scegliere bene le situazioni. Okay? Questo è davvero fondamentale. I tornei non sono soltanto però quelli che... Vediamo se la slide dopo. Ok, no, va bene, la vediamo più avanti. I tornei sono anche quelli che organizziamo noi, però lo vediamo più avanti. Questa è una panoramica veloce dell'attività 17-18, quindi scuola calcio, il calcio dei bambini, 8-9-10-11, preformazione, quindi la famosa Futeco, 12-13-14, e poi quelli che noi chiamiamo juniores, quindi 15-17 e 19. In più diamo anche un supporto alla prima squadra per l'Under 21, perché l'Under 21 è una squadra direttamente gestita dalla Serie A, a cui noi però come segretariato diamo un aiuto per quanto riguarda gli aspetti logistici e scientifici. Qua manca una casellina, ma perché è una cosa nuova, è il gruppo del Team 7, nel senso che quest'anno il progetto, ad un certo punto, dopo aver fatto le prime lezioni di scuola calcio, Teodoro ha detto dobbiamo aggiungere una squadra, perché ci sono dei ragazzi, dobbiamo già fare un primo gruppo di bimbi a cui dobbiamo già fare un lavoro differenziato. Quindi se la scuola calcio è una volta alla settimana, il Team 7 già fa due volte, e questo per noi è un primo step. Considerate che in Svizzera l'attività agonistica non è come in Italia, nel senso che c'è una